Marina, ben arrivata, buonasera. Grazie, buonasera, buonasera a tutti voi. Anzi, ben ritrovata in realtà. Allora Marina, tu sei una naturopata e osteopata, ci siamo già incontrati qui a Live Social una volta, ma tu sei tornata a trovarci con un nuovo argomento ovviamente. Esattamente. Abbiamo parlato l'ultima volta di gestione dello stress, ma oggi invece parliamo di artisti, no? Sì, parliamo di artisti, parliamo di creatività. Io amo aiutare artisti, creativi, imprenditori, persone che hanno una forte creatività o che comunque vogliono aumentarla rispetto ai lavori precedenti. Magari sono persone che vogliono cambiare lavoro, sono dei creativi ma magari fanno un lavoro più di tipo, come dire, più di tipo statico, no? Magari in banca, no? Più da impiegato. E quindi ho pensato proprio di parlare di un argomento che potrebbe essere molto interessante. È una parte un pochino più teorica che parla delle tre fasi della creazione. Queste tre fasi della creazione vengono spiegate bene anche in un libro che è un libro che si intitola La forza dell'intuizione di Penny Pierce, che è una delle più grandi pioniere per quello che riguarda lo sviluppo delle potenzialità e del potenziale anche creativo, sensibile di ognuno di noi, e spiega molto bene com'è il flusso creativo, perché questa cosa aiuta non solo artisti creativi, aiuta anche ognuno di noi in ogni progetto creativo che ha. Certo. E quindi è interessante proprio conoscerlo, perché poi parte del mio lavoro è proprio quello di guidare le persone, informarle e a conoscere per comprendere meglio sia dove si trovano e anche eventualmente come si possono sbloccare. Certo. Poi se hanno bisogno di una mano ovviamente io ci sono, e in ogni caso il fatto di prendere consapevolezza è una chiave importante, assolutamente. Quindi parliamo. Allora, se siete creativi, se avete un progetto, quindi alzate il volume della radio, è il momento giusto, quindi abbiamo detto tre step, no? Sì, ci sono proprio tre fasi. Ogni ciclo creativo, vi invito proprio a verificarlo, attraversa tre fasi. La prima fase è la fase che va dalla ispirazione alla scelta, quindi è la fase della scelta. In questa fase che cosa accade? Accade che desideriamo qualcosa di nuovo, vogliamo fare qualcosa di nuovo e quindi siamo in cerca di stimoli, curiosità e cose che ci ispirano veramente. Chiaro. Che cosa accade? Accade che abbiamo trovato l'ispirazione, quindi una prima fase ideale è vogliamo fare qualcosa di nuovo, abbiamo chiarezza su questo, cosa che non è così scontata, e lo so, quindi abbiamo chiarezza e troviamo la cosa che ci accende, che ci ispira. Fantastico, quindi facciamo una scelta. Va da sé che cosa può accadere in questa fase? La persona rimane bloccata, quindi in qualche modo blocca il flusso creativo, più o meno consapevolmente, perché non trova niente che le ispira. Non riesce a fare questa scelta praticamente. Bravissimo. O comunque di solito magari arrivano da me e dicono, magari se sono artisti, se sono creativi, quella roba che ho fatto fino adesso non mi piace più, ma se no voglio qualcosa di nuovo, però magari passano mesi e non lo trovano, no? E ti viene da dire toc toc, allora cosa facciamo, no? Quindi l'invito che posso fare in questi casi, per esempio, per incanalare, no, questa fase di ispirazione, è provare, è molto semplice, solo che a volte le cose proprio semplici sono quelle che poi magari... A cui non pensi mai, magari. A cui non pensi mai, che soprattutto non fai, anche se le sai non le fai, no? Quindi un invito semplice è quello di sondare in campi diversi, che apparentemente magari non c'entrano assolutamente nulla con quello che fai, magari sei un fotografo e quindi magari, non so, approfondisci qualcosa di cucina, non ti interessa niente, magari odi anche gli chef, però magari ti accende un'intuizione, vedi un colore, un accostamento e ti accende una nuova ispirazione che poi dopo puoi inserire. Impiegare. Esattamente, esattamente, perché a volte abbiamo bisogno proprio di stimoli nuovi. Certo. E quindi la seconda fase qual è? È quella che va dalla scelta all'azione, quindi la fase della azione, e in questa fase la riconosciamo perché quando siamo ispirati, completamente, esatto, accesi da quell'ispirazione e incominciamo a essere completamente immersi nella cosa che ci piace. Se tu hai un talento lo riconosci perché sei lì fino alle 2 di notte, alle 3 di notte, non ti passa mai, no? Dici, ma certo, come, non ho neanche mangiato, no? Come i bambini completamente immersi in quello che amano fare, e quindi quella è un ottimo segnale di piena visione e piena immersione in una seconda fase creativa. Quindi di solito la parola chiave di questa fase è la concentrazione, perché si è completamente concentrati in quello che si fa. E quando è che ci si può ritrovare a essere bloccati in questa fase? Manca la concentrazione o non ti senti completamente coinvolto in quello che stai facendo. Questa cosa qua per un creativo è un po' difficile da digerire, no? Immagino. Perché uno dice, mamma mia, no? Insomma, un po'... Sì.
po' delicata, no? come situazione. Anche perché magari ti può far mettere in dubbio quella che tu avevi visto come un'ispirazione, no? Esattamente, esattamente, è proprio questo che accade. Infatti c'è un grafico che parla proprio del tempo, ho fatto dei video proprio legati al discorso della gestione del tempo, no? Mm-hmm. Negli artisti. E una delle cose che fa perdere così tanto tempo ai creativi è proprio quella di dubitare non solo di se stessi, anche di quello che stanno facendo. Certo. Quindi hai colto proprio in segno, assolutamente sì. Quindi appunto diciamo, questa seconda fase, come si può sbloccare? Molto semplice, diciamo, così per dare delle indicazioni. Dirlo è semplice, diciamo. Dirlo è semplice, in realtà farlo è un pochino più impegnativo, possibile sempre, ed è quella di fare magari un passo indietro, cioè se vedete che non siete così tanto coinvolti con quello che state facendo, magari state mettendo in discussione un insieme di cose, una buona indicazione potrebbe essere quella di fare un passo appena indietro, mm-hmm. o un salto proprio in avanti rispetto a dove vi trovate, no? In base a dove vi se questa cosa è quello che tu stai vivendo, lo senti. Perché magari dici, aspetta un attimino, torno un attimino indietro, che cos'è che mi aveva veramente ispirato di quella cosa, okay. lì, no? Quindi faccio un attimino un passo indietro. Oppure, mamma, non si muovono le cose, aspetta, fammi fare un passo veramente molto avanti e vediamo di sbloccare questa situazione. Mm-hmm. E la terza fase qual è? La terza fase è quella della dissoluzione. E questa è la fase in assoluto più interessante. Potremmo parlare ore di questa fase, perché è la fase più delicata. Okay. È la fase in cui abbiamo fatto la maggior parte del lavoro, mm-hmm. gran parte della nostra energia è stata impiegata in quello, quindi di solito arrivano stremati, certo. pensano di aver finito e magari invece e cominciano ad annoiarsi. Sì, ma a me questa cosa mi ha annoiato. Magari arrivano da me e stanno proprio gettando la spugna. No, guarda, io ho investito in questo progetto, ma non mi porta niente. Tu dici, niente. Ma sei alla fine. E io dico, ma no, è la terza fase, la più importante. Ti stai solo annoiando, è un ottimo segno. Perché è una fase in cui devono proprio cominciare a comprendere quanto è importante mollare un attimo la presa. Mm-hmm. Perché è una fase più lenta di raffinamento, okay. no? Della situazione, in cui magari bisogna lasciare andare qualche cosa che non serve più, mm-hmm. oppure che può essere anche per un artista il fatto di mettere in circolo la sua opera. Certo. Sappiamo che questa cosa è difficile, perché a volte non si vogliono staccare, no? dal loro amato. O comunque avere la pazienza di farla circolare, appunto, no? Bravissimo. O ad esempio il fatto di come dire, dormirci su, perché spesso sono molto demotivati e demoralizzati, no? In questa mm-hmm. fase, perché si annoiano e quindi non sono più stimolati come prima. Il fatto di sapere che è una fase che è più lenta e che tanta energia è stata consumata, quindi per esempio dormirci su, rilassarsi, mangiare meglio, mangiare di più, quelle cose che aiutano a recuperare un po' di vitalità, mm-hmm. fino a quando non c'è una nuova ispirazione che accende e accende anche non solo l'entusiasmo di un nuovo ciclo creativo, quindi si sì. riparte da una fase 1, accende anche delle possibilità, perché è una cosa certo. che vedo che accade, magari non devono più farlo loro, però magari arriva l'amico che nota una loro roba e quello è okay. l'anello finale che mancava al ciclo creativo, certo. quello di magari pubblicarlo e in che modo, senza prendere iniziative magari avventate, farlo attraverso persone, situazioni che notano il tuo lavoro. Certo. E questa cosa a volte può esserci un pochino di frustrazione in questa attesa, e comunque se è vissuta in modo consapevole può fare la differenza. Può fare molta differenza. Allora, io vi invito ad andare ad ascoltare ancora la nostra Marina sul suo podcast, che trovate su Spreaker, Marina Fresco Artist Coach. Ti troviamo anche sul sito internet marinafresco.it, così come su Instagram marina_fresco e Marina Fresco invece il tuo canale YouTube, giusto? Esatto. Allora, a proposito di canali, dimmi. Volevo salutare anche Alessandro che ci sta ascoltando. Ciao Alessandro. Dello studio Passion Lab, che mi ha aiutato a gestire al meglio questi canali. Perfetto, bravissimo Alessandro. Possiamo contattarti all'indirizzo info@marinafresco.it per fissare anche un appuntamento, no? Perché tu, assolutamente sì. Tu ricevi il suo appuntamento a Milano in via Venini al numero 79. Perfetto. Allora Marina, io ti ringrazio di averci fatto compagnia stasera. Grazie a voi. È stato Grazie un piacere. È stato molto divertente. È stato un piacere averti ancora qui a Live Social.